La novità della settimana è che non ha giocato la 2, non per questo ci esimeremo dal parlare di questo campionato, anzi, e lo faremo insieme ovviamente alla 1, alla nazionale femminile, alla Serie B, di cui avremo tempo un po' più delle altre volte per parlare e approfondire. L'inaugurazione di questo nuovo salotto di pallanuotando, più capiente, più caliente, come vedete, blu come l'acqua della piscina, giallo come il pallone, spetta, è compito di un altro presidente, Danilo Ghio, nella fattispecie presidente di Chiavari Nuoto. Grazie di essere con noi. Grazie. Ben arrivato. Grazie a voi. Claudio Zagra, vicepresidente di Chiavari Nuoto, ma anche uomo importante di federazione, vicepresidente della FIN Ligure, quindi ci potrai parlare di tante cose che riguardino questo sport. Ciao. Ciao Guido, buongiorno a tutti. Andrea Pisano, un passato illustre come giocatore, 2 Olimpiadi alle spalle, come allenatore di tante squadre, ora allenatore di Chiavari Nuoto. Ciao Andrea, grazie ciao, di essere con ciao, noi. Come al solito, uno sguardo veloce nel campionato di A1, andiamo a vedere assieme che cosa è successo e poi parleremo di tutto ciò che si è verificato nelle vasche italiane. Nuovo sotto il sole, lassù in alta classifica. 400 spettatori al Foro Italico che saluta il gol di apertura della Lazio sul Recco di Daniele Giorgi. Senza Maddaluno e Cannella, mezzo attacco, i laziali subiscono la reazione dei campioni d'Italia che piazzano un parziale di 7-0. Solo 4 alla fine le espulsioni concesse dal Recco alla Lazio, trasformate 2, 5 quelle della Lazio, trasformate tutte dalla squadra di Rudic, con un 100% bene augurante per la prossima Champions. Filipovic sugli scudi con 5 reti. In Brescia Bogliasco è in gioco la testa e la coda della classifica. La squadra di Magalotti, senza speranze al Monpiano, tuttavia rosicchia per 3 volte, fino almeno 1, il vantaggio cospicuo di un Brescia superiore ma che si concede pause. Esattamente come con il quinto la settimana prima, la squadra di Bovo deve imporsi l'accelerazione nell'ultimo tempo, con reti finali di Figlioli, Rizzo e quella tranquillizzante di Mlađan Janjović. Grande soddisfazione per il professor Tosi vedere la sua creatura al terzo posto con 11 punti di distacco sul Posillipo. Vittima della BPM è la Pallanuoto Trieste di Bettini. Subito decisa nel primo quarto la gara, con la gran vela di Fondelli, 4 gol, come quelli di Stefano Luongo, e tante altre giocate pregevoli. 9-3 il secondo parziale, 15-4 il terzo. Note, Bettini fa scendere in porta per Segatti per Oliva, nei Bustocchi c'è il tempo per il primo gol in A1 del giovane Rosanò. Partita di estrema importanza in chiave salvezza fra Canottieri Napoli e Nuoto Catania. Parte forte la squadra di Dato con un 3-1 firmato da una doppietta di Giorgio Torrisi. Controsorpasso con un parziale di 6-0 per la squadra di Zizza, ancora priva del centroboa Vukicevic. Vassallo diventa insuperabile, para anche un rigore, fondamentale per il risultato a Privitera, uomo partita della scorsa settimana. Catania che non segna per 16 minuti, 3 espulsioni per i catanesi, 9 per i napoletani, che adesso superano il Trieste in classifica e si portano a più 10 dal Bogliasco, ultimo. Partita da obiettivi di alta classifica quella fra Ortigia e Quinto. I siciliani vincono, raggiungono il quinto posto scavalcando Florenzi e Lazio, Susac in evidenza fra i biancoverdi, poi Napolitano segna il 6-3 che dovrebbe essere definitivo, Matteo Gitto accorcia però, Giacoppo segna l'8-5 con una doppietta, poi le reti in chiusura di Paunovic e Brambilla per i genovesi rendono meno amara la sconfitta. Il Savona spera di evitare i play-out e ci riesce battendo il Posillipo in una gara tiratissima. La squadra di Brancaccio è priva di Massimo Di Martire e Rossi per squalifica. Poi perde Gianpietro Di Martire per sangue in acqua, colpa di una botta al naso, impunita. Tutto sul filo di un gol di scarto. Gran vena di Capitan Saccoia, autore di 3 dei primi 4 gol posillipini e protagonista del momentaneo 4-4. Poi il Savona ottiene 2 volte il break, una sul 7-5 con Piombo e Milakovic, una sul 9-7 firmato dal 16enne Pachaliev di nazionalità italiana ma non convocabile in azzurro per ragioni burocratiche. La Roma Nuoto dà una mano ai cugini della Lazio in zona Final Six, tenendo lontana la Florenzia battuta la Nannini. A Bellariva è
la squadra di Tofani ad andare in vantaggio, due volte in controfuga, 2-1. Pareggio di Steve Camilleri su 5 metri, poi nuovamente vantaggio di Toscani con Andrea Di Fulvio. De Michelis dice no ad un doppio vantaggio biancorosso sullo stesso, ad 1-1. Poi 7-7, Turchini e Spione, poi 8-8, Astarita e Michele Lapenna. Infine, a 1-15 dalla sirena, Faraglia segna a uomo in più il gol del definitivo successo. 4 delle 7 partite di A1 terminano con distacco minimo, 3 addirittura per un solo gol di scarto. Buon segno di equilibrio. Parleremo anche di coppe internazionali, sia di club che a livello di squadre nazionali, ma il leitmotiv della serata sarà certamente la situazione difficile della Lazio. Ci sono parecchi casi che discuteremo in questa puntata. Quello della Lazio e della piscina è un caso al quale farà accenno fra poco proprio Ratko Rudic, e poi approfondiremo. Questo mi dà il destro, Presidente, per parlare della vostra piscina, del vostro caso, come vi rapportate voi in una situazione più piccola, più dimensionata di quella di Roma, con la civica amministrazione e con l'impianto. Ma noi quest'anno, diciamo l'anno scorso, abbiamo vinto nuovamente la gara per la gestione dell'impianto comunale di Chiavari. L'amministrazione ci è vicina, devo dire sono sempre stati attenti, diciamo, all'attività sociale che viene svolta in piscina da noi, quindi, perché è sempre poi importante sottolineare attività sociale, attività agonistica che vanno di comune accordo, no? Però hanno un peso su quello che sono poi i risultati della gestione totale non indifferente. Quindi fortunatamente noi abbiamo un ottimo rapporto con l'amministrazione, che nei limiti di quello che è concesso loro per quanto riguarda la normativa riguardante l'assegnazione degli impianti, hanno fatto quello che dovevano fare. Detto questo, ritengo che il nostro progetto è stato premiato nella maniera giusta, con un grande distacco. Abbiamo qua con me Claudio Zadra, che è vicepresidente della FIN, ma anche e soprattutto per noi della Chiavari Nuoto, vicepresidente della Chiavari Nuoto. Abbiamo fatto, secondo noi, un ottimo lavoro, però è una costante preoccupazione, no, di tutte le società sportive che devono accollarsi la gestione di un impianto, perché a differenza di tanti anni fa, quando potevamo, i nostri dirigenti, quando giocavamo, si preoccupavano principalmente della gestione sportiva. La gestione sportiva è fondamentale, perché è la nostra missione, quindi intendo la parte agonistica, però a livello di bilancio è una delle cose, certo, più pesanti, quindi impegnative, me ne rendo importante conto. L'equilibrio. Bene, noi andiamo a Bordovasca, ci siamo concentrati su Lazio Prorecco, sentiamo Sebastianutti quasi ammirato da questa sconfitta, perché subita da una grande squadra, e Ratko Rudic che parla di tanti aspetti, ma come detto precedentemente, come dire, aiuta, tiene bordone al presidente Moroli della Lazio. Secondo me abbiamo un po' sottovalutato gli avversari, stavamo in vantaggio, poi hanno cambiato l'arbitraggio, io non me la prendo mai con l'arbitraggio, per stare qui a sedermi dalla parte opposta dove era seduto lui. Per me, solo per quello, è stata finora la partita più emozionante dell'anno, quindi i miei complimenti li rinnovo ogni volta. Per noi veramente è un punto d'arrivo, ma già da quando ero piccolo, quindi sono ancora emozionato proprio a dire qualcosa addirittura prima di lui. È un punto di ispirazione anche per i miei giocatori, io ho chiesto questo, per me non era una partita affatto scontata, chiaramente il risultato sì, però sono queste le partite che secondo me fanno crescere il singolo, proprio capire come il pressing che ti fanno, da lì per loro sono tantissimi spunti. Perché questa è la nostra ultima partita ufficiale prima di finale di Coppa Italia, e sempre le partite ufficiali, quando si giocano, non è importante il risultato, ma è importante il gioco, è importante quanto i giocatori mettono un po' in gioco, questo che abbiamo parlato, quanta disciplina c'è nel gioco, e per questo è importante, perché
allenamento, partita vera e dobbiamo giocare a modo giusto anche tutte le partite vere. Infatti mi è piaciuto il gioco di Lazio, hanno avuto un gioco ben organizzato, all'inizio era molto bene, dopo noi abbiamo sfruttato un po' di rilassamento nel secondo tempo. Io ho rispetto per tutte le squadre, comunque è per questo gioco molto serio con tutti, ecco, non c'è né sottovalutazione nessuno, neanche sopravvalutazione. Diciamo, ho letto, però non ho conosciuto bene il problema, ma questo sì, assolutamente si deve risolvere. Noi siamo uno sport che ha portato all'Italia grandi risultati, noi veramente possiamo essere tutti orgogliosi sia a livello di squadra nazionale sia a livello dei club. Lazio è una delle società pallanuoto storiche in Italia e bisogna avere anche un rispetto maggiore per Lazio e speriamo che tutto si risolva molto presto. Un po' più lungo del normale, ma quando parla lui è ipse dixit, quindi non si può interrompere. Claudio, da uomo di federazione, un discorso generale, la pallanuoto può andare avanti così da solo, autonomamente, o ci sarebbe bisogno di un intervento un po' più dall'alto, federazioni, no. Istituzioni? No, pallanuoto non può andare avanti. Non è autogestivo? No, assolutamente, ma gli esempi oramai mensili, su questo argomento non si dovrebbe fare solo una trasmissione, anzi ti ringrazio, ma bisognerebbe fare un convegno su questo aspetto specifico, cioè sulla sostenibilità dello sport pallanuoto. Cioè, leggevo qualche giorno fa l'articolo sulla Rari Savona, cioè che la possibilità che venga a mancare il contributo comunale rispetto alle attività non solo sportive, ma come diceva Danilo poc'anzi, anche sociali. Cioè, qui il discorso è strutturale, viviamo in un momento in cui le istituzioni sono distanti dal fenomeno sport. Le amministrazioni comunali, con cui la pallanuoto, come tutti gli sport natatori, devono avere un'interfaccia continua e costante, latitano. Ci sono amici, ad esempio la Rapallo Nuoto, che ha fatto un enorme e bellissimo progetto di finanza, che non riesce a chiudere una situazione bellissima per, chi lo sa, però per situazioni che non sono, a mio modo di vedere, lo dico da uomo di federazione, corrette per lo sport che amo. Cioè, bisogna veramente rivisitare tutta quanta la situazione sotto il profilo degli aiuti che soprattutto la politica e le amministrazioni comunali devono dare al fenomeno. Andrea, Vasca, lasciamo la parte gestionale. La classifica direbbe pochino, dovresti essere giù di morale, invece ti vedo contento, soddisfatto. No, contento, soddisfatto no. Giù di morale no, nel senso che sapevo perfettamente all'inizio che sarebbe stato un campionato duro, perché la squadra è completamente nuova, con innesti di ragazzi molto giovani che non hanno assolutamente esperienza di un campionato di adulti, perché al di là della Serie B, che non è la 2, non è la 1, però si tratta di confronti con adulti, e quindi diciamo che stiamo pagando un bel po' di dose di inesperienza. Nello stesso tempo stiamo pagando anche un po' una serie di sfortune che sono iniziate dal primo giorno di allenamento, per cui a fronte di un gruppo di lavoro di 18 persone praticamente non sono mai riuscito ad avere né in allenamento né tantomeno in partita la stessa squadra. Quindi io sto cercando di mettere da settembre dei paletti tecnici di esecuzione di esercizi tattici eccetera, però le cose sono sempre state un po' ballerine sotto le mie mani, quindi non sono ancora riuscito a fare un lavoro al momento come vorrei farlo io. Quindi ci aspettiamo un girone di ritorno. Lo spero. Avrai notato che come immagine di copertura ti abbiamo messo la tua Los Angeles. Sì, la Los Angeles, prima Olimpiade. Sì. Va bene, ci fermiamo qualche attimo e ci risentiamo dopo la pubblicità, fra pochissimi minuti.
Su quello che è capitato nella giornata di A1 ci soffermiamo su Savona-Posillipo, perché c'è stato un episodio che abbiamo appena sunteggiato nel riassunto, che poi è stato produttivo di comunicati stampa senza risposta da parte del Savona, comunicati stampa da parte del Posillipo e del papà di Di Martire. Vediamo il caso, cerchiamo di capire oggettivamente che cos'è successo e poi cerchiamo di svilupparlo. Fonte Il Mattino di Napoli: al giocatore era stato detto dai sanitari locali della Zanelli che sarebbe potuto rientrare in acqua. Gianpiero Di Martire, invece, il 17enne attaccante del Posillipo, arrabbiato per la sostituzione forzata decretata dall'arbitro Colombo come da regolamento in caso di sangue, ha invece subito la frattura scomposta delle ossa nasali di ambo i lati e la deviazione curvilinea del setto nasale. Per lui operazione necessaria e almeno 40 giorni di recupero più maschera al titanio. Coprotagonista dell'episodio Lorenzo Bianco. Ma non è la prima volta che succede in quella vasca. Il fratello Giovanni, tornato in questi giorni dagli USA per ributtarsi in pallanuoto dopo uno stage di studio, incorse in problemi analoghi con Figari della Prorecco, campionato 2014-15, e con Andrea Fracas Bogliasco in allenamento recentemente. Da allora queste due società non si sono più affrontate in common training. Sorte non migliore è toccata a Marco Gelazza dell'Ortigia lo scorso campionato. Dunque il Posillipo ha emesso un comunicato stampa a nome del vicepresidente, che non stiamo a leggere integralmente, ma il cui succo è più o meno: noi del Posillipo cerchiamo di allevare giocatori che possano servire tecnicamente alla nazionale e prima ancora al Posillipo, non possiamo permettere picchiare praticamente un giocatore a chi non è in grado tecnicamente di tenere il passo di questi e fermarlo quindi in maniera lecita. Dopo di ciò c'è, e questa è una notizia di questa mattina, la lettera di Fulvio Di Martire, un monumento della pallanuoto napoletana, ricordiamo una Coppa Italia e 6 scudetti con il Posillipo, il quale con toni molto pacati si rivolge direttamente a Lorenzo Bianco, il giocatore, chiudendo addirittura in una maniera simpatica, dicendo: speriamo di prenderci un caffè prima o dopo per una chiacchierata, però praticamente dice: tu sei una vittima come tutti quelli che sono vittime delle società che prediligono il concetto e la filosofia del mors tua vita mea. Quindi praticamente induce anche il Savona a prendere provvedimenti contro questo giocatore. Non so se vi sentite, perché è un caso molto delicato, difficile da interpretare, anche le immagini sono confuse. Non vi chiedo di parlare delle singole società, vi chiedo semplicemente se nella pallanuoto secondo voi la prova televisiva oggi servirebbe, e vedo che Andrea Pisano si propone, perché nel calcio c'è, nella pallanuoto c'è il problema della schiuma, un aggravante, insomma la prova televisiva forse sarebbe ancora più interessante. In realtà non mi sono proposto, mi hanno proposto loro. Sono stato proposto. Io dico questo: dal punto di vista tecnico di ripresa televisiva, noi vediamo lo sforzo gigantesco che può permetterselo il calcio. Quali altri sport potrebbero permettersi di avere così tante telecamere in alta definizione focalizzate sempre su qualsiasi parte con la piscina, che è molto più difficoltoso, certo, come ripresa? Quindi io, prima di mettere una regola, bisognerebbe che le riprese fossero sicuramente decisive, perché sennò non risolvi niente e anzi probabilmente porteresti delle altre problematiche. Insomma, dal punto di vista dell'episodio non ci voglio entrare. Ecco, senti, a questo punto chiudiamo con questo, perché è un episodio abbastanza antipatico, di la verità. Succede però che la pallanuoto è fisica, c'è poco da dire, non è una danza classica, i contatti ci sono. Perché succedono certe cose e più volte nei confronti di una medesima società? O ci sono giocatori che interpretano questa fisicità in loro maniera assolutamente particolare e qui non ci può fare niente nessuno, o ci può essere l'ipotesi che qualche società adotti come filosofia una maniera particolarmente aggressiva, non cattiva, ma particolarmente aggressiva di giocare. I serbi ne sono l'esempio. È possibile questa Savona, visto che tu hai avuto esperienze? Allora, io a Savona ho iniziato a frequentare la piscina nel 72,
e di fatto sarà sempre casa mia, perché diciamo che è stata la mia storia e in parte ho fatto io la storia del Savona. In più, allenando per tanti anni le giovanili, diciamo che una parte di filosofia l'ho importata anch'io, sì. No? Ecco, quindi io posso assicurare che la mia filosofia non è quella di... Certo. Ecco. Poi stiamo parlando di pallanuoto e nella mia storia di pallanuotista sono passato da risse a bordo vasca, mi ricordo, non so, a Recco con sediate tra pubblico e giocatori, Firenze era un campo pesantissimo. Scommetto che c'era di mezzo Sacero. No, io sto parlando Firenze, dei fiorentini, Recco, Rechelini, magari con Firenze, eccetera. Non so, a Napoli mi ricordo di un calcio preso in bocca forse da Stefano Postiglione, da un romano, quindi non da Savona, e gli erano entrati dentro tutti i denti. Cioè, alla fine. Il perché non c'è un perché, il perché è il perché è uno sport fisico e ci sono mille situazioni sportive che poi possono sfociare in una cosa sbagliata, ma nascono come situazioni sportive di uno sport che ha contatto, e quindi questa è la spiegazione. La federazione cosa dice? Noi a Chiavari facciamo anche sincronizzato, per chi vuole, nel senso è uno sport maschio, io non ho mai giocato, lo vedo, però chi ad altissimo livello lo ha fatto, cioè... È uno sport dove la componente fisica è imprescindibile. Sarebbe come dire che il tackle nel calcio non è ammesso se non graduato con un certo livello di forza, o perché ci sono determinate squadre che mettono la forza o l'atleticità rispetto all'aspetto tecnico. Penso faccia parte del gioco, poi lo sa più di me, interpreti bene questo tipo di vicende, non lo so. Va bene. È uno sport di contatto. Sì. Direi di chiudere questa pagina non certamente idilliaca. Presidente, fra un attimo sarò di nuovo da te e noi andiamo in vasca invece per sentire un'altra situazione abbastanza incresciosa, che è quella accennata prima della piscina della Garbatella alla Lazio, che forse la cui gestione probabilmente verrà tolta in base ad un bando di concorso decretato dal sindaco Raggi di Roma. Sentiamo alcune voci influenti, paradossalmente tutti romanisti di tifo calcistico, però come vedete quando si tratta di pallanuoto le due cose si fondono. Li sentiremo insieme al presidente Barelli, di cui abbiamo tratto una chicca, alcune immagini del 77 proprio da voi a Chiavari negli assoluti dei tempi di Guarducci, momento in cui lui, atleta della Lazio, gareggiava. Ciao, siamo Cristian e Nicolas Presciutti. Dal 1900 la Lazio Nuoto fa sport a Roma. Fa nuotare mamme, bambini, donne in gravidanza ed anziani. Sosteniamo il bando della gestione della Garbatella. In queste acque sono cresciuti campioni, medaglie olimpiche del nuoto e della pallanuoto. Anche noi siamo con la Lazio Nuoto. Sono Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e atleta della Lazio minimo per 25 anni. Che dire della Lazio Nuoto? La Lazio Nuoto è una società storica che ha dato campioni nel nuoto, nella pallanuoto, nei tuffi e ora anche nello sport del nuoto paralimpico. Una realtà storica, una realtà che rappresenta Roma e la città di Roma in una delle attività più importanti per la società e per i cittadini, che è lo sport. Io mi auguro che insieme a tutti quanti gli addetti ai lavori, in primis le autorità della città, si possa trovare una soluzione affinché la Lazio possa rimanere protagonista dello sport e nell'ambito sociale nel importantissimo quadrante della Garbatella. So che ci sono problematiche di carattere amministrativo, ma con la volontà e volendo bene alla città e volendo bene a questa società che tanto ha fatto per Roma, si possa raggiungere una soluzione adeguata. Presidente, parliamo un attimo della vostra politica, nel senso che nel calcio sarebbe una sciocchezza una società che quasi non sceglie, perché non è stato il vostro caso, però si accontenta di una serie minore più di ricostruire per ripartire. Nel calcio tutto questo viene considerato un abominio, nella pallanuoto no, tante volte viene considerato una maniera per sopravvivere, per rinascere. Voi avete una gestione cristallina dal punto di vista economico e
una scelta di ripartire con i vostri ragazzi per farli crescere dal più basso. Come mai questa scelta e se secondo voi è una scelta che paga? Direi, io sono 12 anni che sono presidente della Chiavari Nuoto, abbiamo iniziato, a volte mi ripeto su questa cosa, abbiamo iniziato come mera società sportiva, quindi noi avevamo la possibilità di avere spazi acqua per svolgere la nostra attività e dopo 2 anni abbiamo dovuto partecipare ad un bando per l'assegnazione e la gestione, quindi diciamo completa, no, della vasca. E questo è un cambiamento epocale per una società sportiva, come possiamo tutti comprendere, no? Quindi la trasformazione è stata complessa, fortunatamente ora diciamo la nostra situazione è positiva grazie all'ottimo lavoro fatto da tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto e nello specifico anche di Claudio che è qua con me, che è un caro amico e col quale abbiamo condiviso tutte le sofferenze di questi bandi e queste gare di appalto. Quindi per arrivare a dire che cosa? Che in questi anni per forza di cose, come dicevo, si è dovuto spostare l'attenzione molto e tantissimo e spostare, non dico la maggior parte delle risorse, ma una grandissima attenzione alla gestione della piscina, perché con una gestione sana si può avere poi la possibilità di investire sulla parte sociale, significa l'agonismo. Quindi perché abbiamo deciso di fare così? Per un semplice questione di calcoli. In questo modo noi abbiamo deciso le nostre risorse, come pensiamo di investirle? Bene, abbiamo deciso di investirle con un allenatore come Andrea Pisano, che per noi è un riferimento importantissimo per la pallanuoto. Poi abbiamo i nostri allenatori per il sincro e per il nuoto, quindi un settore tecnico di primo ordine, quindi con tutti, perché non c'è solo Andrea, ma poi abbiamo anche tutti gli altri allenatori per il settore giovanile, quindi grande attenzione sulla formazione. Noi abbiamo un discreto numero di bambini per la scuola nuoto e quindi ritengo che facendo un lavoro fatto bene, ok, in questo momento siamo in Serie B, non ci interessa il risultato di quest'anno, ci interessa però impostare un lavoro che consenta ad Andrea di avere sufficienti numeri per poter affrontare una crescita giusta nella pallanuoto. Oltre ad Andrea, lo ricordiamo per dovere, Robert Dinus, l'allenatore secondo, è un record italiano, è 2 allenatori olimpici in panchina, è uno con 2 Olimpiadi e uno con una. Esatto. Eccezionale. Avvocato Zadra. Riprendo Danilo e faccio, rubo qualche secondo per fare un ragionamento leggermente più ampio, che però è centrato rispetto all'esempio Chiavari Nuoto. Il nuoto vive un paradosso: le discipline natatorie sono sport di massa con delle gestioni di impianto incredibili. È lo sport che ha la gestione di impianto, cioè la gestione della struttura, che permette l'attività maggiore. I contributi sono minimi. Vanno gestiti però come delle aziende, perché Chiavari ha 30 dipendenti. Gli stipendi vanno pagati se si vuole gestire una determinata situazione. Se gli stipendi vanno pagati, bisogna che i conti tornino. Questo è il discorso, sennò poi si fanno figure non troppo carine, si entra in situazioni ancor meno carine e si fa un discorso che non è quello corretto, perché se si vuole bene allo sport si deve provare a far sì che la gestione economica torni, da lì discende tutto. Bene, ne prendiamo atto, può essere una osservazione sulla quale soffermarsi per ragionarci un po'. Intanto noi ci fermiamo per la pubblicità e fra qualche attimo saremo nuovamente assieme. Noi approfittiamo di questi 3-4 minuti telefonici consueti per approfondire un altro dei temi che ha tenuto banco in tutta Italia in pallanuoto in questo periodo, che è la difficile situazione in cui sta versando la Lazio Nuoto, una società storica perché è una delle prime e comunque molto importante. Abbiamo al telefono il presidente Massimo Moroli. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. La situazione, noi traiamo spunto dal
alla manifestazione di queste ore che si è tenuta vicino al Campidoglio col vostro capitano, con l'osimo, col megafono, insomma, che sentiva tutti i ragazzi davanti, per chiedere a lei qual è il punto della situazione sulla piscina della Garbatella che vi starebbe sfuggendo di mano. Ma dunque, è una situazione quasi reale, perché noi abbiamo questa piscina 33 anni in gestione, l'abbiamo avuta tramite un regolare appalto, gara d'appalto che abbiamo vinto, poi ci sono stati dei prolungamenti non solo a noi ma per tutti i concessionari decisi dall'amministrazione comunale precedente sulla base di alcuni contratti. E adesso stava per scadere la concessione e noi abbiamo parlato al Presidente della Commissione Sport del Comune di Roma per l'attivazione di un articolo del regolamento cittadino di Roma sugli impianti sportivi, che all'articolo 15 consente la realizzazione di project financing col quale, insomma, con l'investimento del quale sarebbe stato possibile avere un prolungamento senza andare nel tritacarne dell'appalto. Loro hanno detto: guarda, che praticamente prima che parta il nuovo appalto per la tua piscina passeranno almeno 2 anni e ci sono altri 76 impianti davanti, voi certi con concessione scaduta da 9 anni, 10 anni, più vicino da 2 anni, quindi tieni presente che insomma per circa 2 anni di tempo per presentare questo progetto. Noi siamo messi invece subito al lavoro, però non è che un progetto a finanzi si può fare in un giorno, stiamo vedendo quello che si poteva fare, avevamo coinvolto tutto un ufficio di architettura, dovevamo anche trovare fonti di finanziamento, eravamo in pieno lavoro per questo progetto, però che dopo meno di 3 mesi dalla scadenza è partito il nostro bando, e questo ci ha sorpreso, è stato un fulmine a ciel sereno che è arrivato quando così dalle conversazioni avute stavamo tranquillamente lavorando su un project. Ma la cosa peggiore è che poi quando siamo andati a analizzare il bando, è un bando dove tutti i nostri valori, ma anche di tutte le società che come noi hanno un passato sportivo, un presente sportivo, hanno dei valori sportivi veri, insomma, che non vengono riconosciuti assolutamente da questo bando. Noi siamo una società che ha 120 anni di vita, siamo stella d'oro e collare d'oro al merito sportivo del Comune, abbiamo 6 medaglie d'oro olimpiche, 2 mondiali, 8 europee, nel nuoto 250 titoli nazionali individuali assoluti, 14 di società. Non è che siamo una società che sta lì a speculare, noi andiamo là, siamo, tra l'altro siamo la seconda società italiana nel nuoto paralimpico, andiamo lì tutti i proventi li riversiamo in questa, certo, attività, questa attività sportiva. Tra l'altro noi sappiamo gestire bene impianti e possiamo averne un beneficio economico, però neanche 1 euro che ci mettiamo in tasca, questa è la cosa fondamentale che capiscano loro, perché a volte dicono perché voi pagate 12.000 euro l'anno, loro dicono di meno, di fatto paghiamo 12.000 euro l'anno di canone di concessione, come se fosse affittopoli. Noi abbiamo fatto capire che con queste condizioni economiche siamo stati in grado di tenere da anni, da decenni la squadra in Serie 1, avere attività paralimpica tra le migliori società italiane, aver mandato tuffatori all'ultima Olimpiadi, aver vinto un sacco di titoli anche là. Il nuoto adesso è un po' ribasso, facciamo solo a livello giovanile perché è difficilissimo tenere tante attività a altissimo livello. Certo, certo. Siamo sempre la società che è una leader, soprattutto qui a Roma. Certamente, certo, su questo siamo perfettamente d'accordo, Presidente. Senta, noi la ringraziamo di aver fatto luce, e c'è il Presidente Ghio che la saluta e la voleva... Sì. Saluti, è un amico, è un grande giocatore, un amico. Grazie Presidente. E le auguriamo ogni bene, ma era importante fare luce su questa situazione che per certi versi è paradossale. Auguri di cuore da parte di tutti. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Spero che
da voi gli amministratori sappiano modulare un po' più tecnicamente, certo, gli attacchi, perché vai, così come l'hanno fatto a noi è un gran pasticcio. Sì, guardi Presidente, mi permetto di interromperla un attimo, perché secondo me questo è un punto importantissimo. Bisogna fare differenza, creare chiarezza sul fatto che un'associazione dilettantistico sportiva come può essere la Lazio, la Chiave di Nuoto, lavora facendo un lavoro sociale. Cosa vuol dire? La parte agonistica ha dei costi importanti, quindi non possiamo essere paragonati a società commerciali. Questa è la cosa importante, è che la Lazio, una società come la Lazio, perché dalla Lazio giustamente, come diceva il Presidente, sono arrivati atleti importantissimi per lo sport italiano, che venga messa in questa situazione è secondo me assurdo. Bisognerebbe veramente iniziare a fare un discorso un pochettino più ad ampio raggio su quella che dovrebbe essere forse anche la normativa, no? Certamente. Per per quella che è l'assegnazione degli Presidente, degli, grazie ancora, siamo tutti in sintonia. In bocca al lupo. In bocca al lupo e spero che ci vediamo presto in piscina. Arrivederci, grazie. Guido, cambiano le latitudini ma i problemi sono identici. Sono uguali. Indubbiamente sì, ma anche perché c'è una soluzione? Ma la soluzione, ho visto il mio presidente che è molto vicino alla problematica della Lazio e speriamo che si ottenga qualcosa. Diceva giustamente Danilo, c'è necessità di una guarentigia legale e legislativa diversa per le società che fanno sociale. Esatto. Questo è il punto fondamentale. Eh sì, anche perché è un problema in meno per il comune stesso. Andrea, dopo tanto pallanuoto parlata, per la verità anche un po' pesante come argomenti, perché erano quelli in attualità, passiamo un po' alla pallanuoto giocata, quella che ci piace, e siccome settimana scorsa si è conclusa la giornata di Euroleague, andiamo a vedere quelli che Euroleague LEN ritiene i 5 più bei gol, quindi ci vediamo un po' di pallanuoto bella giocata fantasiosa in collaborazione con Waterpolo Development, vediamo questi 5 gol. La Lena ha considerato, secondo me non ha torto, il gol più bello quest'ultimo, che abbiamo visto ultimo in ordine temporaneo, insomma, perché è quello che non dà tempo al portiere di prendere il tempo, no? Il cosiddetto a schizzo, ma potrebbe essere la stessa cosa col colonnello, senza l'abbranco della palla, tirare, perché che, ciò che obbliga, dà l'opportunità al difensore di bloccarti. Non ci sono più questi gesti tecnici, in Ungheria sì, i ragazzini si allenano, in Italia non ci sono più questi gesti tecnici. Tu li insegni, non li insegni, li ritieni importanti?
Allora, ci sono tante cose, ci sarebbero tante cose da insegnare e il tempo non è mai abbastanza, soprattutto durante l'anno che i ragazzi hanno la scuola, eccetera. Quindi il tempo si troverebbe in estate. Per quanto riguarda il gol più bello, a me piace molto la colomba di Damonte, è stato anche un mio ragazzo, quindi è anche una cosa affettiva, però effettivamente ha fatto un bel gesto. Tutti i gol sono molto belli, diversi tra di loro. Il discorso dello schizzo, secondo me, lì è più un errore del portiere, perché l'attaccante lì poteva fare solo quello e quindi il portiere non può avere ancora le braccia su, giù, ma deve averle già su, e allora se l'attaccante fa quello lo colpisce. Quindi secondo me molto bella l'esecuzione tecnica, però colpa del portiere, tenendo presente però che un'esecuzione così o col colonnello ti permette di rubacchiare quella mezzo seconda che molte volte non permette al portiere di tirarsi su sulle gambe. L'errore è stato del portiere avere le braccia giù ancora, quando doveva aspettarsi che prima o poi l'attaccante avrebbe preso la palla con la mano. Bene, allora per chiudere ci vediamo ancora un altro gol, perché la Lennon ha considerato fra i gol più belli quello segnato da un portiere nella partita fra lo Steaua e la Dinamo di Mosca. Lo vediamo da lontano e l'abbiamo montati come dire consequenzialmente con altri due gol di portiere, uno che combinazione non sono come dire molto frequenti, uno da parte di Alexic della settimana scorsa della Raleantes Bologna e uno famosissimo di Sefic. Questi due ultimi importanti, uno perché la Raleantes Bologna ha vinto all'ultimo secondo una partita che stava perdendo, l'altro perché ha permesso addirittura alla Stella Rossa, alla Tasmajan, di vincere la Coppa di Serbia. Li vediamo tutti e tre assieme, sono abbellimenti proprio pallanuotistici. Gli ultimi due quindi gol ormai di repertorio, quello invece di Marius Tick dello Steaua assolutamente fresco e Denis Sefic che ha giocato anche un anno in Italia, nel Civitavecchia. Presidente, siamo in conclusione, oltre i saluti una parola sul futuro, te la butto lì, piscina del Lido, punto interrogativo? Piscina del Lido, tocchiamo un tasto importantissimo per noi. La piscina del Lido di Chiavari è sempre stata un po' la nostra piscina dove siamo cresciuti. Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'intenzione di rimetterla in condizione di poter essere utilizzata, quindi vediamo un attimino cosa accadrà. Ovviamente da parte nostra abbiamo dato la massima disponibilità a
dialogare, a vedere cosa possiamo mettere noi sul piatto della bilancia in questo progetto, vedremo, insomma. Devo dire che c'è grande entusiasmo da parte del sindaco, grande entusiasmo da parte del Consiglio Comunale nel voler portare avanti questo progetto. Diciamo che la piscina del Lido di Chiavari, se mi consentite l'espressione, è un'unghia sporca, Chiavari, nel senso che è stata lasciata andare, e piange il cuore vederla in questo stato. Quindi speriamo che le cose, come ci hanno detto, vadano avanti, e speriamo, ovviamente, tornando ai nostri discorsi, che la Chiavari Nuoto possa avere un ruolo in tutto questo. E di rivederla in quelle condizioni in cui l'abbiamo vista, esatto, nel 77. Esatto. E mi permetto di dire che forse anche Federazione avrà un compito, un peso importante in una decisione di questo genere. Di sicuro plaude, sì, a operazioni di questo genere, plaude al che impianti storici possano riprendere vita, e sotto questo profilo il tempo nei prossimi 2 anni qualche cosa di nuovo ci dirà. Chiudiamo con questo augurio. Grazie di cuore a Danilo Ghio, Claudio Zabra, Andrea Pisano, grazie a tutti, grazie voi per l'ascolto. Grazie a te. Ci rivedremo presto, spero, e per quanto riguarda la trasmissione, appuntamento a mercoledì prossimo, come di consueto, alle 21:00.